Bussi, avevamo già quasi pensato di portarla a casa questa partita, invece calcio è così, c'è un po' di rammarico a questo punto. C'è un po' di rammarico sicuramente, però noi abbiamo fatto la nostra partita, meritavamo anche di vincere, ma purtroppo è girata così e ci poteva stare anche un rigore su De Agostini e lì la chiudavamo. Ci racconti l'azione del gol? Classico gol, uno dei gol alla Bussi proprio. Non so se è un gol alla Bussi, ma niente, è stato bravo Tonelli a mettermi una palla sulla testa e niente, io l'ho spinta dentro, non ho dovuto neanche colpirla tanto forte. Sono venuto un attimo indietro e l'ho messa sul secondo palo, finalmente questa volta ha preso il palo ed è entrata. Senti, in partita l'impressione è stata che avete subito praticamente niente, forse loro hanno segnato nell'unico tiro in porta che hanno fatto nel secondo tempo, però l'espulsione di Beltrame vi ha tolto un po' di equilibrio. Giocare con uno in meno, si sa, è più duro, poi ci siamo abbassati forse un po' troppo, però eravamo alla fine, cercavamo di portare quel gol fino alla fine, purtroppo è andata così. Pensiamo subito alla prossima. Una battuta sulla prossima, Massimo, cosa vi aspettate? Niente, la prepariamo come tutte le altre partite e cercheremo di vincere. Quanto ti mancava il gol? Come quanto mi mancava? Certo che far gol è sempre una roba positiva, però insomma l'importante è che portiamo a casa le vittorie, poi chi segna segna, ovvio. Oggi sono contento per il mio gol, speravo che servisse a portare i tre punti a casa, ma va bene lo stesso. Grazie Massimo. Grazie.